Ragazzi, mi ringrazio per avermi, mi mancherete. Un saluto a tutti voi a Maranello, meritate, menzionato qui. E adesso io quasi quasi dirò addio e auguro, auguro il meglio, auguro di essere felice, ma di più essere sano. Tarara, tarara. Grazie. Ed è così che Sebastian Vettel saluta la scuderia Ferrari dopo il suo ultimo Gran Premio di Abu Dhabi. Vogliamo salutarla anche noi della rossa nel cuore, perché ci ha regalato tantissime emozioni nonostante tutto. Purtroppo il mondiale è mancato, come è mancato anche a Fernando Alonso, ma comunque tanti ricordi, tante emozioni. Noi di Ferrari, come sempre, amiamo i nostri piloti, anche se durante poi le sue annate è stato sempre criticato, soprattutto nell'ultimo anno. Sì, un Sebastian Vettel che ha lasciato tanto rancore nella scuderia Ferrari. È pilota amatissimo sia dai tifosi che dall'interno della scuderia, ha lasciato veramente tanti bei ricordi pur non avendo centrato il suo obiettivo, quello di vincere appunto un mondiale con la rossa. Detto questo, bentornati cari ascoltatori della Rossa nel Cuore, io sono Luis, io Matteo, siamo Ferrari e Formula 1, la Rossa nel Cuore, come sempre sotto il video tutti i link per seguirci sui social, accendete anche la campanellina per essere aggiornati sui nuovi video. Mondiale di Formula 1 2020 concluso, un anno veramente difficile per tutti, soprattutto per il mondo si può dire. Un campionato iniziato a Melbourne in un modo molto assurdo, con tifosi che volevano entrare in pit lane, nelle tribune, scuderie che invece volevano il contrario, meccanici McLaren che erano addirittura positivi al Covid. È stato veramente un caos, se non ricordo male. Mondiale poi posticipato a luglio, un calendario completamente stravolto. Sì, un 2020 che ha lasciato parecchie cose da ricordare. In Formula 1, tanti annunci, tanti addi, tante gare che si sono svolte appunto non proprio in senso regolare e anche addirittura circuiti che non vedevamo da tantissimo tempo. Esatto, è così che vogliamo iniziare noi questi ultimi video del 2020, dove parleremo appunto dei voti secondo la rossa nel cuore. Ma prima di iniziare, qualche annuncio degli ultimi giorni. Il più importante è quello che aspettavamo tutti, Sergio Perez sarà pilota Red Bull nel 2021. Esatto, una stagione veramente da incorniciare per il pilota ex, adesso si può dire Racing Point, e Red Bull che ha puntato sul messicano, autore anche di una vittoria in questa stagione, e la sua stagione non è stata ignorata ed è al fianco di Max Verstappen dal prossimo anno. Sì, l'anno di Sergio Perez è stato veramente importante, perché nonostante quei due Gran Premi dove lui non ha potuto correre a causa Covid e alcuni Gran Premi dove è stato anche addirittura fuori punti, è riuscito ad arrivare in quarta posizione in classifica, ottenendo poi il sì da Red Bull. Altra notizia importante che gira molto nel paddock è quella di Toto Wolff, che rinnova per altri 3 anni con Mercedes. Si aspetta adesso quello di Hamilton, ma chissà quando avremo notizie. Esatto, in Mercedes tutto è in silenzio, Wolff finalmente ha scoperto le carte con il rinnovo, adesso si aspetterà ovviamente quello del neo campione del mondo Lewis Hamilton. Ultimo ma non per importanza, Tsunoda sarà pilota Alfa Tauri nel 2021 insieme a Gasly. Il povero Kvyat aveva già annunciato il suo ritiro e un altro giovane che si mischia alla griglia. Esatto, una new entry di nuovo dalla Formula 2 insieme anche ai piloti Haas. Diciamo che questa decisione forse è stata spinta anche un po' da Honda sul fatto di mettere in lista per il campionato 2021 un pilota giapponese. Allora, arriviamo al punto, traiamo le ultime conclusioni sulla stagione 2020, parliamo un po' di pagelle alle squadre, soprattutto ai big. In questo caso partiamo dalla campione del mondo Mercedes con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Abbiamo dato un voto 9 alla Mercedes, autore di un'ottima ovviamente stagione, condita da tantissimi risultati e dal campione del mondo Hamilton. Però c'è un però, ovviamente, strategie e qualche scelta in pista e anche sui piloti da rivedere. Mercedes ovviamente non perfetta. Sì, esatto, quest'anno rispetto agli anni scorsi si è vista una Mercedes molto più vulnerabile e addirittura Wolff in alcuni Gran Premi si è visto molto molto ansioso. E si è scoperto che in realtà questa vettura non era così perfetta come si vedeva. Anzi si vedeva dai test con questo famosissimo DAS. È una vettura che abbiamo scoperto nel Gran Premio di Monza in particolare, che stando in mezzo alla griglia soffre tanto di temperature. Questa cosa Lewis Hamilton l'ha sofferta tanto, ma soprattutto Valtteri Bottas. Poi nei momenti di caos e in quei momenti che Mercedes, soprattutto i meccanici come ad esempio in Bahrain,
tendevano a essere un po' problematici, non si capivano le strategie o cosa volevano fare. Addirittura, prima volta che capita in Formula 1, scambiano addirittura gli pneumatici dei piloti. Sì, questa situazione andrà comunque documentata con Pirelli dal prossimo anno per capire di non fare più errori. Un 9 dato al team tedesco dovuto al fatto che ovviamente non c'è stata proprio concorrenza da parte delle altre vetture, Parlando del pupillo della Mercedes, Lewis Hamilton, gli abbiamo dato voto 9 ovviamente. Diciamo che il 10 per Hamilton è mancato per quei due o tre Gran Premi dove non è stato costante, dove ha fatto scelte abbastanza difficili, ha avuto anche alcuni errori umani, si può dire, come ad esempio il contatto con Albon in Austria. È mancato sempre questo 10, soprattutto perché ha una vettura che gli permette di fare tutto ciò che vuole e la scuderia ha preferito sempre lui a Valtteri Bottas o ad esempio altre scelte. È un pilota che comunque rispetto a Bottas ha una vettura che lui l'ha sfruttata tantissimo, sia sull'asciutto che sul bagnato, e ad esempio in Turchia dove ha vinto il mondiale, è riuscito a battere tanti record anche quest'anno, nel Gran Premio del Bahrain dove lui è mancato. E ci sono state tantissime incognite su questa cosa perché secondo molti non era veramente malato, è stata tutta una questione di business, soprattutto per dare una mano anche a Russell e magari una svegliata a Valtteri Bottas. È in quel momento che si è scoperto che la sua vettura è veramente, non diciamo truccata, però è molto molto alla mano per il suo stile di guida. Invece, per quanto riguarda il compagno di squadra Bottas, abbiamo preferito dargli una stretta sufficienza, quindi un 6, ma tirato, per la stagione di nuovo deludente in Mercedes. Non ha sfruttato l'inizio di stagione molto propositivo da parte del finlandese, in cui ha vinto anche qualche gara, ha fatto diverse pole position e ha impensierito Hamilton per i primi Gran Premi. Poi magari è venuto fuori di più il campione del mondo inglese. E durante la stagione si è un po' perso, appunto, sia nel corpo a corpo sia in termini di classifica. Difatti, a fine stagione è arrivato a soltanto 10 punti in più rispetto a Max Verstappen, e questo fa pensare in casa Mercedes, pur avendo comunque una macchina ultra competitiva, non magari ai livelli di Hamilton, ma comunque da stare ovviamente sempre a podio. Bottas, che nel corpo a corpo si è visto anche negli ultimi Gran Premi, è apparso un po' timido. Infatti, si è visto che negli ultimi Gran Premi, soprattutto Bahrain e Shakir, non ha convinto fino in fondo in lotta con gli altri piloti. Parlando della seconda scuderia in classifica, parliamo di Red Bull. Alla scuderia gli abbiamo dato voto 8,5. È stata una vettura sempre competitiva. Diciamo che il campionato è sempre stato Mercedes, non dico Red Bull, ma Mercedes Verstappen. La stagione non è iniziata molto bene per la scuderia austriaca con il primo ritiro di Verstappen. Una vettura che comunque durante la stagione è sempre stata molto affidabile, tranne in quei due o tre Gran Premi dove poteva fare tanti punti, dove poteva anche dare fastidio a Lewis Hamilton, ma comunque per l'anno prossimo si prevede una vettura ancora più competitiva, poi insieme anche a Sergio Perez. E Red Bull che comunque sta soffrendo il fatto di non poter avere più la Power Unit Honda dal 2022, quindi diciamo che se si vuole giocare qualcosa l'anno prossimo, diciamo che è il momento di farlo. Sì, esatto, Red Bull questa stagione si è dimostrata non proprio ai livelli di Mercedes, ma comunque eravamo quasi lì, soprattutto con Verstappen, ovviamente, che era il pilota di punta. Dal punto di vista tecnico, la Honda rimarrà ancora per il 2021 e quindi Red Bull avrà un'ultima occasione per cercare di sfruttare al meglio il potenziale del costruttore giapponese e cercare di arrivare a più punti possibili, ecco. Per quanto riguarda invece Max Verstappen, abbiamo deciso di dargli un voto 8, perché nonostante tutto, come dicevo prima, è stato un campionato Mercedes-Verstappen. La sfortuna dell'olandese è stato più che altro nel giro italiano, Mugello e Monza e Imola, Gran Premi dove sono stati persi tantissimi punti, sia per quanto riguarda l'affidabilità che per sfortuna, come ad Imola, per una foratura. Diciamo che adesso dimmi tu cosa ne pensi, il campionato di Verstappen non so se si sarebbe giocato il mondiale, ma comunque avrebbe dato fastidio a Lewis Hamilton di poter vincere il campionato, magari non in Turchia, ma molto più avanti, ecco. Sì, quello sicuramente, perché ha comunque perso quasi 4-5 gare per ritiro, ovviamente. Si è trovato sempre in situazioni abbastanza complicate, come ad esempio nei contatti, in situazioni come quelle del Bahrain in cui non poteva fare niente. Diciamo che la maggior parte dei ritiri non era causa del pilota, ma erano situazioni abbastanza complicate. Verstappen che si prepara molto bene per la prossima stagione, da un punto di vista sia mentale che fisico.
e soprattutto per la macchina che guida, che dovrebbe migliorare ulteriormente. Per quanto riguarda invece il compagno di squadra Alexander Albon, purtroppo a malincuore mi viene da dare soltanto 5,5 al pilota thailandese, perché la stagione ovviamente non è apparsa molto convincente. Infatti si è visto anche dal finale di stagione, in cui è stato sostituito appunto con Sergio Perez. Helmut Marko si sa che mette molta pressione sul secondo pilota Red Bull, quindi Albon non è stato neanche troppo fiducioso di avere di nuovo il sedile. Ha fatto diversi errori stupidi, possiamo dire, nel corso della stagione, come ad esempio in Bahrain qualche incidente di troppo e qualche prestazione deludente, tra virgolette, sempre a oltre un secondo, quasi 8 decimi di distacco dal compagno di squadra. Sì, esatto, lo condivido anch'io questo, perché alla fine qui non stiamo parlando di Mercedes, dove si presume che la vettura sia fatta apposta per Verstappen. Sì, chiudendo un po' l'argomento, diciamo che il nuovo pilota Sergio Perez porterà sia esperienza nei confronti di Verstappen, che non è detto che non ne abbia, però comunque dal punto di vista dell'età e dei Gran Premi in pista si sente, e ovviamente porta molta velocità, e Verstappen avrà un compagno di squadra tosto, perché viene appunto da una bellissima stagione. Perez, che punterà molto, ha detto Red Bull, per la classifica costruttori. Parlando invece dell'ultimo top team del mondiale, parliamo ovviamente della nostra cara scuderia Ferrari, che ha avuto un anno veramente difficile, forse l'ultimo, uno degli ultimi anni più difficili negli ultimi 20-30 anni, se si può dire. Purtroppo a malincuore devo dire che gli abbiamo dato un voto molto, molto basso, un 4. Una SF1000 che si sperava fosse molto competitiva, visto il 2019 come è finito. Una stagione che è iniziata con tanta positività, perché il podio di Leclerc in Austria ha dato tanto coraggio, poi sono iniziati i suoi primi errori con il contatto in gara 2 di Austria con Vettel, una vettura che non ha portato nessuna modifica, nessun aggiornamento fino al Gran Premio del Mugello. Tante cose strane, adesso dimmi tu cosa ne pensi, è tutto molto strano, sin dal Gran Premio di Monza dell'anno scorso, dove c'è stato questo dibattito con il motore. Sì, c'è stato questo accordo FIA-Ferrari molto strano, che poi è venuto fuori nel corso di questa stagione, sul fatto che hanno apportato delle modifiche in corso d'opera, e quindi Ferrari si è dimostrata poco competitiva perché il motore era diverso appunto dalla costruzione della macchina, possiamo dirla così. Ovviamente non può essere un alibi per la stagione, anche perché Ferrari ha peccato da tutti i punti di vista, oltre che dal motore, sia in termini aerodinamici che in termini di punti in classifica, ecco, che sono figli dell'affidabilità della monoposto. Ferrari, che a malincuore appunto ha preso un brutto voto per questa brutta stagione, non è l'unica ad aver raccolto zero vittorie, e i podi sono veramente scarseggiati in questo 2020. Sì, poi oltretutto Ferrari ha peccato tantissimo, soprattutto di strategia. Strategie, pit stop mancati, Vettel che sempre usciva dopo 3-4 secondi, una cosa inaccettabile, si può dire. Addirittura Williams era più veloce di noi. Ma una cosa che è venuta fuori durante l'anno, esatto, sono state queste incognite sul motore. Non si sa esattamente che cosa sia questo patto insieme alla FIA, che ha portato a scuderia Ferrari a dover ricostruire il motore da zero, una cosa che è veramente, non dico impossibile, ma inutile da fare, visto la stagione passata. Anzi, dovrebbe essere un motore molto più sviluppato, e questa cosa non ha permesso al motore nuovo di adattarsi alla monoposto, e quindi di avere tutti questi problemi sia di affidabilità che di aerodinamica soprattutto. Partendo con la valutazione dei piloti, abbiamo dato a Charles Leclerc, pilota di punta su cui decide di affrontare il futuro in Ferrari, abbiamo dato un 6, veramente poca roba per il pilota monegasco, che in questa stagione ha dimostrato veramente tanti alti e bassi in tutte queste gare, da affrontare dei podi ad arrivare addirittura fuori dalla zona punti. Sì, per Leclerc è stato un anno difficile, perché veniva da un 2019 molto carico. Diciamo che ha fatto tantissimi errori sia per inesperienza, ma penso che questa cosa dell'inesperienza sia ormai una cosa che si può anche non dire, perché non penso sia mai di fatto. Ma penso soprattutto, e lo abbiamo commentato anche noi due, sono errori che ha commesso soprattutto, secondo me, perché la vettura ovviamente non aiuta, e quando si trova nel momento in cui può fare qualche punto, qualche cosa importante, cerca di dare quello step in più,
e purtroppo lo porta a fare appunto errori o lunghi che gli costano un gran premio intero. Sì, errori da matita rossa, si può dire, in cui Leclerc ha dimostrato un po' tutta la sua inesperienza anche in Turchia, possiamo dire, nei confronti di Sebastian Vettel. Invece, parlando di Sebastian Vettel, al tedesco gli è mandato un 6 meno, una sufficienza che arriva soprattutto per il fatto che durante tutta la stagione, anche se non è mai stato costante, anzi è stato costante nel 13° posto, povero, mi spiace dirlo, ma arriva soprattutto per la sua esperienza e per tutti i commenti che ha dato durante la stagione. È sempre stato un pilota umile, durante la stagione ha sempre dichiarato che nonostante lui facesse un giro molto veloce, alla fine si ritrova ad essere sempre in fondo e ha dichiarato addirittura che quando cerca di vedere un onboard di Leclerc e vedere come guida lui, quando ci prova lui, il fatto di vedere un Leclerc così, così forte lo porta a fare tanti errori. Allora, diciamo che il meno sulla votazione finale può essere dato anche dal fatto che Vettel, oltre alla macchina non competitiva, non ha proprio dimostrato anche tanti risultati in pista, ovviamente perché la squadra punta di più su Charles Leclerc, all'inizio di stagione da dimenticare. Poi si è ripreso verso la fine, sia con gli sviluppi della SF1000 e sia anche nel Gran Premio di Turchia, quando si è vista la disparità di esperienza tra i due piloti che l'ha portato addirittura sul podio. E Sebastian Vettel lascia dopo 5 anni questo team in lacrime, cantando addirittura la canzone che avete visto a inizio video. Chiudendo il caso Ferrari e soprattutto il caso Vettel, diciamo che la scuderia Ferrari non si è comportata molto bene con il tedesco, perché hanno dato un contratto a Sainz senza avvisare Vettel. Diciamo che Sebastian l'ha scoperto durante le news in televisione questa cosa e non è andata molto giù. E durante la stagione nessuno ha detto mai nulla, poi quando diciamo che i rapporti si sono iniziati a rompere un po', diciamo che Vettel si è un po' tolto i primi sassolini dalla scarpa, dicendo che la scuderia non mi ha mai avvisato, e questa cosa gli ha fatto molto male, ma soprattutto ai tifosi ha fatto male, perché un pilota così umile, trattarlo così mi sembra un po' da... Esatto, sì, sono stati un po' maleducati nei suoi confronti dopo tutto quello che ha amato e dimostrato in tutti questi anni con Ferrari. Vettel, che è un bravissimo ragazzo, un bravissimo pilota che ha vinto tanto in Red Bull e non si meritava magari di finire in questo modo, ecco. Bene ragazzi, si conclude così il 2020 un po' per tutti, un po' alcuni molti delusi, alcuni molto allegri, tanti addii, tanti arrivi. Settimana prossima pubblicheremo anche il secondo video dei nostri voti, oggi abbiamo parlato appunto dei top team. Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, che cosa avreste aggiunto, cosa no. Nel frattempo ci salutiamo, io sono Luis. Io Matteo. Siamo Ferrari e Formula 1, la rossa nel cuore, e ci vediamo prestissimo. A presto ragazzi.